Consigliere Angelo Mancini, lei oggi ha ribadito la necessità di fare chiarezza sul bilancio comunale dell'Aquila, alla luce soprattutto dei rilievi della Corte dei Conti. Sì, sono rilievi di gravi irregolarità contabili messe in luce soprattutto dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune dell'Aquila e riguardano praticamente riconoscimenti di debiti fuori bilancio che non ci sono stati nell'esercizio finanziario, quindi si è creata questa differenza tra la cassa, quello che risulta al Comune dell'Aquila e quello che c'ha l'istituto cassiere, di ben 750.000 euro nel 2010. Ma la cosa grave è che questo sistema continua anche negli anni che viviamo, nel 2012 ci sarà la stessa cosa, perché questi debiti sono arrivati a pignoramento, cioè le persone, le aziende sono andate all'istituto cassiere, hanno pignorato, hanno preso i soldi, il comune non ha riconosciuto, quindi ci sarà sempre questa differenza che a livello amministrativo contabile. Mettiamo, i fornitori del comune sono stati pagati, tra virgolette, Sì, però si sono pagati da soli. si sono pagati da soli, però questi soldi non risultano a bilancio. Sì, cioè praticamente i debitori, i creditori del Comune dell'Aquila sono andati con sentenza all'istituto cassiere, lo hanno aggredito, hanno fatto il pignoramento e chiaramente questo non risulta dagli atti del Comune dell'Aquila. Cosa più importante, questo cosa significa in termini di solidità di bilancio e cosa significa per le tasche dei cittadini? Per le tasche dei cittadini c'è un fatto importante che chiaramente non avendo questa veridicità le entrate del Comune dell'Aquila, quindi l'attendibilità, succede che si fa la spesa, non c'è la parte che arriva come entrata e chiaramente i cittadini sono costretti a pagare sempre tasse in più per bilanciare questo dislivello che c'è tra le entrate e le uscite. Cioè, spesso il Comune dell'Aquila si incassa e non si paga e chiaramente poi a pagare sono i cittadini con le tasse e le imposte, perché poi le spese si fanno e col tempo bisogna pagarle anche doppie, perché quando poi un'azienda arriva alla sentenza, quindi fa azione di rivalsa nei confronti del comune, se avanzava 100 bisogna pagare 200 perché ci sta la rivalutazione monetaria, gli interessi, le spese legali, e quindi una buona amministrazione non fa mai degli impegni di spesa senza copertura finanziaria. Se li ha fatti per somma urgenza, poi ne fa il riconoscimento immediatamente.